Marcus Stockhausen è figlio del grande compositore tedesco Karl Heinz. Considerato il fondatore della moderna musica elettronica, ha scelto la tromba come mezzo espressivo. Una musica che nasce come un flusso di coscienza, ma è uguale a se stessa. Se corrava l'adesione stilistica o interpretativa nei confronti del jazz è così, diciamo, riconoscibile, un altro musicista dal jazz è partito per approdare a un linguaggio molto personale, a una musica che lui stesso definisce musica intuitiva. Ma devo dire che il background di Marcus Stockhausen affonda le radici di un'esperienza che è stata fondamentale per la musica del Novecento, cioè quella del padre Karl Heinz Stockhausen. E devo dire che il rapporto col padre prende la prima parte proprio di questa intervista che lui ha voluto darci, e perché è stato un rapporto diciamo importante ma anche difficile, dal quale poi ha dovuto in qualche modo trovare, affrancarsi e trovare poi una sua identità, appunto una sua vera e propria identità. Un'identità che si manifesta attraverso non solo la sua musica ma anche le riflessioni che lui fa attorno alla sua musica, ed è importante il modo in cui lui si pone nei confronti del linguaggio contemporaneo, anche degli spazi stessi nei quali lui si trova a suonare, e come la ricerca di un luogo preciso all'interno di uno spazio può rappresentare forse l'esito di un concerto stesso, cioè la ragione stessa per aver suonato una sera è quella di aver trovato quella nota in quello spazio. E quando gli abbiamo mostrato una lettera del padre, col quale avevamo appunto un fitto carteggio per un progetto di eseguire una sua prima esecuzione mondiale qui a Napoli, lui devo dire che si è emozionato, perché il suo ricordo rimane comunque fondante per tutta la sua esperienza di musicista e anche di uomo. Quando sono cresciuto, appena avevo 18-19 anni, ho cominciato di collaborare con lui. Lui ha scritto Sirius, una grande opera di 96 minuti, musica elettronica più solisti, e abbiamo fatto dal 75 al 77 varie esecuzioni in tutto il mondo, anche in Italia, alla Fenice, Chiostro Santa Chiara, Firenze, mi ricordo, bellissime esecuzioni. La prima esecuzione integrale a Aix-en-Provence in Francia 1977, erano esperienze profonde, molto forti, e partendo da lì poi il viaggio di Michele intorno alla terra con l'ensemble Intercontemporain, Donau Eschingen, vari festival in tutta Europa, poi 81 alla Scala, Giovedì da Luce, la prima opera che aveva composto e in quale io facevo una gran parte. Queste esperienze sono state molto profonde e mi hanno aiutato ad entrare in questo mondo della sua musica, nel mondo professionale. Ho imparato tantissime cose e sempre ho detto, come risposta a questa domanda, che non viene la prima volta, che per me era un carico di professionalità, di qualità, di spirito, una responsabilità e anche un dono di avere tutto questa esperienza. Così penso che ho portato avanti nella mia vita autonoma artistica questo punto di riferimento dell'arte, della sua musica, questi parametri della professionalità, sia nel modo di prepararsi, sia nella esecuzione professionale, come mettere autoparlanti, microfoni, come preparare una sala, come provare con i musicisti. Vuol dire la qualità professionale. Tutte queste cose ho imparato da lui, poi le ho trasmesso in altri campi della musica, sia la musica jazz, sia la musica improvvisata, e appena appena ho cominciato altre vie in parallelo, la via jazz, la via di musica intuitiva, che partiva all'inizio della sua musica intuitiva, però oggi per me è tutta un'altra cosa, molto più libera, ampia, una musica che ha un riferimento alla spiritualità, anche, e sta cercando musicisti che sono
preparati nel suo modo di entrare in un altro mondo di fare musica. Nel 2001 avevo il bisogno di staccarmi proprio di lui, di fermarmi dopo 25 anni di collaborazione con lui. Ho deciso di staccarmi di lui e concentrarmi molto di più sulla mia musica. E poi così nelle ultime 7-8 anni ho scritto tanta musica per vari ensemble, orchestre, e questo forse non era stato possibile senza questo taglio, per conoscere meglio la mia voce, la mia espressione artistica. Anche nel jazz sentivo sempre un limite, perché jazz normale, diciamo, è basato su delle regole ritmiche, delle armonie, strutture, tema, chorus, tema. E anche se ci sono bravissimi musicisti, c'è un certo limite. E questo sentivo già negli anni 80, così ho creato un gruppo che si chiamava Kairos, per esempio con il pianista italiano Fabrizio Taviucci. Abbiamo fatto tanti concerti, una parte musica composta, altra musica intuitiva, aperta. E la ricerca sempre era, e fino adesso è, che il musicista va dentro di sé, una introspezione, un calmare la mente per essere completamente alla disposizione del momento, a sentire il luogo, la gente presente, gli altri musicisti, che la percezione del musicista si apre come in una meditazione e il musicista è disponibile a creare una musica che nasce veramente in questo momento, che non è ancora predefinita, che non si può dire che va in questa direzione o un'altra. Magari che ognuno musicista ha il suo stile, le sue parole, come parla nella musica, però soprattutto suonando insieme con un gruppo di vari musicisti, lì spesso nasce una musica che veramente non c'era prima, perché è una espressione di quel momento, il kairos, il vero kairos, la qualità del momento. Invece il Kronos, no? Se abbiamo Kronos, Kairos, il Kronos è il tempo misurato, il Kairos è il momento, la verticalità del tempo con la sua qualità nel momento. E io ho avuto tante bellissime esperienze di questa musica che erano creazioni imprevisibili e molto forti, con una grande emozione. Qualcosa che mi mancava spesso nella musica contemporanea, anche dopo settimane di prove, di calcoli, spettacoli grandi, mi mancava qualcosa di questa vitalità, di questa emozione, di qualcosa del diretto che parlava alla gente, al cuore, al tutto dell'uomo. E questo è la mia ricerca da più di 20 anni, di trovare una musica che vale nel momento e che nutrisce l'alma dell'ascoltatore, l'alma degli altri musicisti, che è una espressione completa del musicista, che in quella situazione il musicista diventa compositore, interprete, ascoltatore, tutto in uno. Ci sono alcuni musicisti con chi ho bisogno delle strutture, mettiamo piccole composizioni come punto di riferimento, poi si improvvisa su queste strutture o si allontana di queste strutture. E invece ci sono altri gruppi in quale non ho bisogno più di strutture, in quale tutti sono così preparati che hanno una grande gioia di inventare tutto dall'inizio alla fine. E lì non abbiamo più composizioni. Così dipende un po'. Se posso fare un riferimento, per esempio, qua un disco che si chiama Electric Treasures, è un gruppo di 4 musicisti: Arild Andersen, contrabbasso della Norvegia, Patrice Aral della Francia, batteria, e Vladislav Zendetsky, polacco, pianista, keyboards.
È un gruppo con cui abbiamo suonato a Bonn in un concerto. Abbiamo la giornata prima preparato tutto, vuol dire il palcoscenico, abbiamo fatto il soundcheck. Il giorno stesso del concerto non abbiamo parlato, siamo andati a suonare, senza dire tu cominci, tu cominci. È nato questo doppio CD fuori di questo concerto, è un buon esempio secondo me nel linguaggio del jazz, perché sono tutti jazzisti, con le riferimenti ai ritmi e armonie melodiche di jazz, che oggi è molto ampio, jazz non esiste più come un stile, sono tantissimi stili dentro il jazz, però comunque dentro il linguaggio complessivo del jazz è una musica intuitiva. Perché con questa gente diveniva così. Con altra gente, adesso per esempio sto creando un nuovo gruppo con un musicista dell'India che suona bansuri, un cantante del Libanon, o un batterista della Grecia. Creiamo un nuovo gruppo, Eternal Voyage, in quale improvvisiamo tutto, però subito va in un'altra direzione, perché sono altre energie che le persone muovono. E questa è una gioia infinita di incontrare, di fare. Così la composizione a volte aiuta, magari quando scrivo per orchestra devo scrivere e poi creo qualche spazio di improvvisazione, come l'ho fatto in altre opere, per esempio per archi, ho creato un spettacolo per Tara Baumann, la clarinettista, la mia moglie e mio, ed io. Tromba, clarinetto più archi, Simbiosi si chiama. Infatti posso fare un po' di promozione. E questo è il nuovo disco di quel progetto Simbiosis. Tutto un altro approccio. Ho scritto 5 movimenti, tutti in un stile un po' differente e sempre con spazio di improvvisazione dentro. Anche lì entra l'intuizione, però in una maniera diversa. Meno, diciamo, c'è meno spazio per questo, più cose previste, prepensate. No, in un luogo come questo sentivo il bisogno di muovermi dal palco, vicino all'altare di questa chiesa e poi sì, rispondere anche al pianoforte da lontano per creare un legame che coinvolge tutto il spazio. E poi anche per sentire la tromba con suono, senza microfono, da lontano, dietro l'altare, un po' dietro il pianoforte, poi da lì, da là, per anche far vibrare tutto il spazio, anche per coinvolgere più la gente presente. La mia idea del concerto, che non è nuova, è più di creare un rito, una celebrazione di suono, Fest, no? Una festa di suono in quale del pubblico e i musicisti tutto diventano uno. Thank you.
Avete visto linea? Idee e desideri toccati dalla scintilla dell'arte.